Abbiamo chiamato questo segmento le grandi mosse ed effettivamente ci troviamo di fronte ad una grande esposizione che è cominciata poco fa, qualche ora fa, a Londra. È una grande retrospettiva del pittore norvegese Munch, che tutti probabilmente conoscerete. Munch ha avuto una straordinaria produzione, oltre 1.000 quadri. E il museo di Oslo, Munch era un pittore norvegese, ha mandato a Londra 50 quadri molto importanti. Ma fra questi quadri che delineano il percorso artistico del grande pittore, spiccano alcuni quadri che sono collegati agli esordi di Munch e sono tutti, come dire, dipinti che si riferiscono a quelle che sono le correnti che alla fine dell'Ottocento si imponevano fra gli artisti, quadri di impressionisti, colori degli impressionisti. Infatti Munch aveva una sensibilità particolare per Gauguin e per Van Gogh. Ma nel suo peregrinare in Europa, Munch aveva la tisi, ecco, nel suo peregrinare per l'Europa, anche a Berlino ha lasciato la sua traccia, nel senso che ha fatto parte della cosiddetta secessione, che è un altro filone artistico dell'epoca. Fra i 50 quadri che sono stati mandati da Oslo, c'è però un elemento che ha richiamato l'attenzione di tutti ed è una litografia di Munch che è l'Urlo. Ecco, l'Urlo è stato dipinto più volte da Munch. Ci sono quattro dipinti dell'Urlo, ma questa volta sulla base della litografia esposta a Londra, i critici hanno rinnovato, come dire, la tesi che non si trattasse di un urlo, ma piuttosto, ecco, di un uomo che si copre le orecchie per uno straordinario rumore della natura. E questa tesi si concilia un po' con quello che è scritto nel retro della litografia, e si concilia anche con quello che è stato un racconto di Munch. E Munch nei suoi ricordi, nei suoi appunti, dice che si trovava un giorno su un fiordo norvegese insieme a degli amici, era il tramonto, vide a un certo momento un orizzonte rossissimo, tipo sangue, ed ebbe paura. E qui dice Munch negli appunti: io sentii, come dire, una specie di grido, una specie di urlo della natura. Ecco, questo è il racconto, e perciò è importante questa mostra londinese, che prova come dire, il carattere dell'artista,
melanconico, afflitto da tanti, tanti lutti. Ecco, brevissimo tempo, Munch giovane perse il padre, la madre, la sorella, un'altra sorella diventò folle e gli scrisse nel suo diario: io ho avuto praticamente due grandi disgrazie, il patrimonio della consunzione e la follia. Comunque sia, comunque lo si voglia interpretare, il dipinto esposto a Londra, che va sotto il nome di Urlo, è il dipinto che è stato rubato più volte, comunque lo si voglia etichettare, ecco, questo grande quadro esprime la disperazione dell'uomo moderno, vedete, una figura quasi asessuata, non si capisce se sia una donna o se sia un uomo, quasi scheletrica, ma silenta, con due uomini sullo sfondo che restano indifferenti. E l'artista, che era anche un simbolista, vuole dire che la vita è veramente tragica e che si è soli molto spesso nel nostro itinerario esistenziale.